società è destinata all'estinzione, no? Anche qui altro pregiudizio, come se riconoscere delle libertà che sono già garantite, in realtà, significhi toglierle ad altri. Come se il fatto di riconoscere delle unioni omosessuali facesse sì che gli eterosessuali facessero meno figli o si sposassero di meno, no? Come se fossero effettivamente, come se l'omosessualità fosse qualcosa di contagioso. Due settimane fa è stato ucciso a Santiago del Cile Daniel Zamudio, ucciso in circostanze terribili da parte di un gruppo di neonazisti, e il Cile non ha una legge contro l'omofobia. Ce l'ha ora, apparentemente, perché la morte di Daniel a 26 anni ha scardinato quelle che erano un po' le resistenze rispetto a un progetto di legge che era già stato depositato. Questo significa che anche l'Italia ha bisogno di un morto prima di introdurre una legge contro l'omofobia? Io questa domanda me la pongo, e ci sono già stati dei morti, tra l'altro, e ci sono continui episodi di omofobia quotidiani di cui noi non abbiamo contezza perché la gente ha paura di denunciarli, molto semplicemente. O non vede che si tratta di omofobia, pensano che si tratti di violenza tout court, che è esattamente quello che chi si oppone a una legge contro l'omofobia vuole sostenere. Famiglia. Non si può confondere la famiglia. C'è stato detto anche qui a Milano dal vice sindaco, credo, la quale ha detto: adesso stiamo finalmente, no, con la città tutta arancione, l'arcobaleno l'anno scorso, ricordate, della vittoria di Giuliano Bisapia, ora Milano si mette in riga con progetti sensati di civiltà, tra questi un progetto di riconoscimento di unione civile tra persone dello stesso sesso. Io pensavo che fosse, ci fosse un progetto di delibera consiliare comunale sul riconoscimento di talune piccole cose, che in realtà il comune non ha evidentemente potestà normativa in questo ambito, però delle piccole cose, cioè dire tu che già hai un diritto fondamentale a essere riconosciuto come coppia, puoi godere di queste, dell'accesso alle case popolari piuttosto che finanziamenti agevolati e così via, essere riconosciuto dal comune. Ebbene, la vice sindaco dice che in realtà il riconoscimento verrà fatto, ma non confondiamo con la famiglia, come se la famiglia fosse decisa dall'autorità, cioè come se lo Stato, il comune, chi che sia, potesse dire tu sei famiglia e invece tu non lo sei. Ora, mi ha molto impressionato, io infatti studiavo a Yale in quel periodo, il dibattito sui dico, perché è di questo che stiamo parlando, no? Alcuni ancora, anche dei costituzionalisti di un certo tono, credono che i dico siano ancora una cosa da poter resuscitare, da poter applicare. Vorrei ricordare solo che i dico erano quelli della comandata, no? Con ricevuta di ritorno, per cui io mandavo perché ci fosse un attestato, una prova del rapporto di coppia, cioè se il mio compagno fosse morto io avrei potuto succedergli nell'eredità dopo 9 anni, quando i rapporti matrimoniali durano 13, quindi non so, forse mentre chi si sposa poi succede anche se il marito muore di indigestione alle nozze, la moglie diventa erede del marito, quindi mi sembrava un po' fortunato. Però questa cosa della raccomandata era molto divertente, perché in sostanza non si voleva andare davanti all'ufficiale dello Stato civile, ma bastava presentare una dichiarazione non congiunta, ma due dichiarazioni contestuali.